mai lo faccio? Perché sai che essere stata selezionata per vero amore è un privilegio. Un privilegio che non ho chiesto. Sei stata tu a propormi e mi hanno scelta soltanto perché sei tu a produrre lo show. Questo non è vero. È perché sei in gamba, bellissima e divertente. E completamente sbagliata per un reality televisivo sull'amore. Forse perché sei un po' pessimista? Non sono pessimista, ma realista. Qual è la differenza? Il pessimista vede un tunnel buio, l'ottimista vede la luce in fondo e un realista il treno che arriva. Penso che sia un'ottima opportunità per te di innamorarti. Come mi classifichi? Come un opportunista. E per essere chiara, io ho fiducia nell'amore. Ma certo, è per questo che lo eviti. Oh, perché lo sto facendo? Perché hai fiducia nell'amore. Stephanie, sono Donna. Salve. Mi fa piacere che sei venuta. Sì, grazie. Prego, siedi. Oh, d'accordo, certo. Allora, che cosa pensi dello show? Telecamera? Va bene. Ok, dunque, voglio essere onesta. Anche se sono lusingata da questa opportunità, io non penso di essere adatta per vero amore. Lo sento piuttosto spesso. Bene, anch'io faccio questo lavoro. Mi preoccupo di cercare la persona giusta per il posto giusto e non penso che questo sia il mio caso. È che mi è difficile, dalla premessa dello show, credere che sia possibile un lieto fine con un estraneo che si conosce solo da 2 settimane in un reality show. Definirlo improbabile è riduttivo. E, ad essere del tutto sincera, io credo che lo show promuova false aspettative riguardo le relazioni. È una fantasia. Una fantasia si può realizzare come l'amore. Oh. Sai, è questa convinzione di non essere la persona giusta a renderti perfetta per vero amore. Già, perché non ci pensi? Ok. Ci credo, parteciperai a Vero Amore. Ho visto tutte le stagioni. Odio deluderti, ma non penso che succederà, non dopo aver detto alla produttrice che sarai la scelta più sbagliata da fare. Già, ma le hai detto quanto io sarei perfetta? Hai un appuntamento alle 15. La Logitech ha inviato la sua offerta e la tua posta. Oh, vediamo. Cos'è? L'invito per il matrimonio del mio ex fidanzato. Non sapevo che eri fidanzata. Sì, è stato un paio di anni fa. Perché è finita? Noi avevamo già qualche problema, ma pianificare il matrimonio non ha aiutato. Ci siamo lasciati e lui si è innamorato di questa sua vecchia amica che ora sta per sposare. Sapevo che erano perfetti insieme. Fortuna che ho seguito il mio istinto. Che sta succedendo là dentro? I colloqui per il posto di vicepresidente. Grandioso. Ho portato molti clienti e grandi compagnie. So fare bene il mio lavoro. Il vicepresidente ha l'opportunità di avere maggiori responsabilità, fare lavoro di squadra e mi serve questa promozione. Perché mai non l'hanno chiesto prima a me? Perché? Lo stai chiedendo a me? No. Ma ho detto loro che ero interessata e non mi hanno neanche chiesto un colloquio. Dopo quello che ho passato, devo essere ancora rifiutata. Oh, aspetta, sarà la Logitech. Pronto? Stephanie, sono Donna, di Vero Amore. Oh, ciao. Ti volevo ringraziare per essere venuta e dirti che ti adoriamo. E che ti vogliamo nello show. Sei ancora lì? È caduta la linea? Sei insolitamente silenziosa. No, no, sono qui. Ero solo... Scusa, non so che cosa dire. Ecco, vi ringrazio. Sono onorata. È solo che la penso sempre nello stesso modo. E a noi questo piace. Ti rende credibile. Oh. Gireremo in un ranch di montagna durante la stagione estiva. Assolutamente meraviglioso. Potrei chiamarti domani mattina? Sarebbe perfetto. Non vedo l'ora
di averti a bordo. A presto. Ok. Erano Lisa e la sua produttrice. Mi hanno scelto per Vero amore. Non lo so. Ho portato cibo cinese. Non voglio corromperti, ma forse gli involtini extra saranno un piccolo incentivo. Forza, entra. E se gli involtini primavera non bastassero, abbiamo scelto il tuo scapolo. Non posso dirti molto, ma è perfetto. È favoloso, è gentile, è così divertente e credo che stareste bene insieme. E se non fosse così? Ma in quel caso puoi vederla come una vacanza pagata. Tu, io e il Wyoming, cavalcare, pescare, fare kayak, ragazzi stupendi. Sembra quasi piacevole. Ma non sono ancora convinta. D'accordo. Prima i biscotti della fortuna. Cosa dice il tuo? Oh, che strano, dice Stephanie sarà molto fortunata in amore. Dai, cosa dice veramente? Ok, dice che la fortuna ti sta sorridendo. Cosa dice il tuo? Se hai fame, ordina altro cibo cinese. Non è vero. È vero. Cosa? Anche il mio biscotto della fortuna è realista. Che cos'hai? Ah, sono stata scartata per il posto da vicepresidente. Oh, e inoltre c'è questo. La partecipazione al matrimonio di Matt. Va tutto bene, sono felice per lui. Si sposa col suo vero amore. Non vuoi anche tu il vero amore? Andiamo, Stephanie, questa è la tua chance. La verità è che non sono convinta che questa sia davvero la mia chance. Ecco qual è il problema. Non devi cercare il tuo e vissero felici e contenti, devi solo lasciarti andare. Che cosa hai da perdere? Sarà come vivere un'avventura. Ok, tu hai bisogno di un'avventura. Ho bisogno di un'avventura? E va bene, sì. Sì, mi hai convinto. Fantastico. Ok. È bellissimo. I miei nonni vivevano in un posto simile. Mi manca. E lo immaginavo. Tu e Donna lo avete scelto perché sapevi che non ti avrei detto di no. Non gira tutto intorno a te. È solo questo reality show. Allora, so che hai visto solo qualche episodio di Vero Amore. Hai ragione, sono una pessima amica perché non vedo il tuo non show. Ho detto questo. E in mia difesa posso dire di aver provato a vederlo con te, ma tu non volevi. Certo che non voglio vederlo, io lo vivo. Ad ogni modo, conosci il format. Tu e Mr. Perfetto avete 2 settimane per innamorarvi. Niente pressioni. Stasera ci sarà il vostro primo incontro. Dopodiché farete escursioni, andrete a pesca, sul kayak e così via. Fino all'appuntamento misterioso. Oh, sì. Sì, ho visto quell'episodio. I partecipanti facevano bungee jumping. Dirò a Donna di non scegliere il bungee jumping. Ti ringrazio. E invece il paracadutismo? E dopo ci sarà il momento più atteso, la scelta finale. Il ranch dove gireremo ospita un grande evento estivo, la festa della fondatrice. E credo che sia il contesto perfetto per te, l'uomo dei tuoi sogni, affinché decidiate che non sarà il vostro ultimo incontro e dichiararvi amore eterno. Come ti sembra? Incredibilmente stressante. Speravo che avresti detto incredibilmente bello, ma incredibilmente stressante va bene. Vado a ritirare i permessi. E io andrò a prendere un caffè freddo. Ok. Salve. Vuoi fare un tour? È divertente? Non so, non l'ho mai fatto. Oh, puoi darmi qualche suggerimento, visto che sei del posto. Perché pensi che lo sia? Stai mettendo dei volantini e hai l'aria di chi ama vivere all'aperto e cose del genere. Come i pionieri del XIX secolo che lottano con gli orsi? Non credo fosse tipico dei pionieri, ma sì, è quello che intendevo. Beh, è proprio quello che sono, un locale, ma in futuro
ti consiglio di non saltare subito alle conclusioni. Stai supponendo che lo faccia? Goditi la vacanza. Avrai già tanti hashtag pronti. Scusami? Beh, se stiamo entrambi saltando alle conclusioni, presumo che tu sia una ragazza di città che farà mille selfie mentre va a cavallo o sul kayak per poi postarli con buffi hashtag. Wow! Hai fatto centro. Ho incontrato l'uomo più odioso della Terra. Ma era carino, ne sono certa. Carino? Forse per essere una specie di montanaro, ok, sì, era molto carino. Ma non così tanto da ignorare i suoi modi. Stanno cominciando ad allestire per il primo incontro con il tuo scapolo. Oh, Stephanie, questi sono Jack e Nancy. Si occupano delle riprese. Mi dispiace tanto. So che sarà un lavoro enorme. Piacere di conoscerti. Già, siamo felici di averti qui. Quella è Stephanie. Sono io. Sono così felice di incontrarti. Scusami per l'abbraccio. I miei ospiti sono come una famiglia. Nessun problema. Vado a cercare donna. Ok. Ciao. Sono Ruth Fletcher. Gestisco il ranch con mio figlio Alex. E sono molto emozionata per il vostro arrivo. Grazie. Io adoro Vero Amore. Ho visto ogni singola stagione. Oh! So che sarei impegnata con lo show, ma abbiamo tante meravigliose attività da svolgere in estate ogni giorno. Voglio presentarti alcuni ospiti. Sono sicura che... Oh! Eccone uno. È il più vecchio. Non è una cosa carina. No, volevo dire che viene qui da parecchio tempo. Ciao, sono Jeremy. Vivo a Miami. Vengo qui un paio di volte l'anno da 10 anni. Oh, wow. Esatto, Jeremy si sta esercitando come guida. È un modo gentile per dire che ho molto da imparare. Oh, potevo dirlo in tanti altri modi. Andiamo, ti mostro la sua capanna. Oh, permettete certo. Di... Oh, grazie. Grazie. Che giornata. Oh, e questa è Kelly. Ciao. È l'unica ad essere nostra ospite da tanto tempo quanto Jeremy. Oh, buongiorno, sono Stephanie. Kelly. Avevo 5 anni la prima volta che sono venuta qui e da allora non ho più potuto smettere. Lei è la mia figlia acquisita. Oh, sarebbe un onore per me. Ma così sarei sorella di Alex, il che sarebbe strano. Ora scusatemi, ma ho una videoconferenza. Anche se sono qui, devo lavorare. E cosa fai stavolta? Te l'ho detto, è la tecnologia alla base del tuo telefono. Non l'ho ancora capita. Non so come fai, io non potrei, sarei costantemente distratta. Oh, non lo faccio. Fingo di lavorare per fare un po' di scena. Eccoci. Wow. Già, l'ho restaurata da sola. Ma in realtà l'ha costruita la mia bisnonna Aurora. Aurora, come il ranch Aurora. Esatto, e come la città. Ah. Lì ci sono i suoi diari, puoi darci un'occhiata. Ci sono anche schizzi della capanna e del paesaggio. Sì, e se hai bisogno di qualcosa per sentirti a tuo agio, non hai che da chiedere. Ti ringrazio. Figurati. Cinque minuti alla tua entrata in scena. Stephanie, sono sicura che andrà tutto a meraviglia. Ok, grazie. Forse sono nervosa perché sto per andare in TV o perché incontrerò l'uomo della mia vita o magari perché una parte di me ha del tutto perso la speranza di trovare davvero la persona giusta. Fatti coraggio. Mi dispiace tanto. Oh. Che cosa ci fai tu qui? Cosa ci fai tu? Il ranch è mio. No, no, Ruth lo gestisce. Con suo figlio, ma certo. Sorpresa? Mm-hmm. E tu devi essere la Stephanie che stanno aspettando o sei vestita così per pulire le stalle?
Sono Stephanie. Alex. Beh, piacere di rivederti, Alex, ma come hai detto, mi stanno aspettando, perciò devo andare. Buon appuntamento. Avrai già pronto un hashtag, vero? Buona fortuna. E questo cosa vorrebbe dire? Buona fortuna? È una frase usata per augurare di avere successo. No, no, intendo quella smorfia. Parli del mio sorriso. Sono felice per te. Conoscerai il vero amore. D'accordo. Ok, tu pensi che sia tutta una farsa, che non sia altro che un copione. Un ragazzo incontra una ragazza e si giura un amore eterno tra uno spot e l'altro. Mi sembra che sia tu a pensarlo. Non faccio supposizioni io. Va bene. Credo di dover andare. Brava. Il principe azzurro aspetta. Ho visto il ragazzo che ho conosciuto giù in città. Il grazioso Montanaro? Sì, esatto, è Alex ed è il figlio di Ruth. Ok, si comincia. Sarà un primo incontro grandioso. D'accordo, sì, te stessa. Funziona come un appuntamento al buio. Se non fosse per le telecamere e qualche milione di telespettatori. Esattamente. Com'è? Allora, qui? Ok. Fate entrare l'altro concorrente. Tranquilla. Sì, va bene così. Ciao. Oh, ciao. Sono Fiori del Wyoming. Grazie. E crescono qui, ecco. In Wyoming? Già, in Wyoming. Pensa che caso. Sono Oliver. Io sono Stephanie. Beh, cosa stai guardando? Vorrei che fossi tu. Mamma. Sembra che in 2 settimane dovremo innamorarci. Sei pronta? Come non lo sono mai stata. Hai fatto colazione? C'è il secondo appuntamento. A dire il vero, io... Prendi un muffin. Oh, va bene. Ok, un appuntamento oggi, un altro domani e avanti così ogni giorno fino al vostro appuntamento misterioso. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. E questi sono per te. Oh, come sei dolce. E io questo per oh, te. Oh, wow. Grazie. A dove, muffin? Ma sul serio? Non l'ho fatto io. Ah, no? Arriva dal buffet. Davvero? Ah, forte. Stanno riprendendo. Oh. Mi intimidiscono le telecamere. Già, anche a me. Non posso credere che mi abbiano scelto. Sono un vero imbranato con la telecamera. Insomma, in generale. Sì, ti capisco. Cioè, voglio dire, mi capita spesso di essere imbranata. Ho capito. Bene. Certo. Sì, questo è molto incoraggiante. Pronta per uscire? Certo, non vedo l'ora. Davvero? Sì. Allora andiamo. D'accordo. Siete pronti? Sì. Ma che cosa ci fa lui qui? Oh, è la nostra guida. Oh! Per l'escursione? Penso per ogni attività. Oh! Già. Grandioso! Sì, andiamo. È una bellissima mattina. Sì, è vero. Assolutamente sì. Bel muffin, grazie. Parlami un po' di te. Beh, lavoro nella pubblicità e nel branding. Mm-hmm. Possiedo un'associazione no profit. Oh. Che altro? Sono nato a Los Angeles e vivo lì. Anch'io vivo a Los Angeles. Ah, buono a sapersi. Proprio dove dovremmo essere. Allora, sfortuna? Mi hai passato la sfortuna? Sì, è così. Allora adesso non dovrei parlare. Non lo so, non ricordo esattamente come funzionino le regole del gioco. Ehi, voi due vogliamo proseguire? Tranquilli, mancano solo un paio di miglia.
Un paio di miglia? Sta scherzando. Oh, sì, ma se siete stanchi possiamo tornare indietro. No, no, amico, sto bene. Faccio il gentiluomo, vado piano per Stefani. In caso di orsi. Bene, se c'è un orso, improvvisa una lotta. Aspettate un secondo. È una... allodola di montagna. Come lo sai? Imparo molto in fretta. Andiamo? Arrivo. Ha un aspetto grandioso. Tu segui, vero amore? Ho visto qualche episodio. Davvero? E invece tu lo vedi? No. Mia sorella mi ha iscritto al casting senza dirmelo. La mia migliore amica ha iscritto me. Sul serio? Temevo di trovare qualche pazza fan. Oh no, anzi, direi l'opposto. Non credo che funzioni così l'amore. Beh... tu che ne pensi? Non posso dire di conoscere come funziona l'amore. E non credo nel concetto di anima gemella. L'idea che esista un'unica persona in grado di completarsi. Esatto. E che non è fattibile che tra miliardi di persone le anime gemelle siano nello stesso posto e momento. Sì, e che entrambi siano single. Giusto. Solo l'idea di trovare l'amore sembra improbabile. Penso che le persone in quel caso parlino di fortuna. Non credo nella fortuna. Già, nemmeno io. Il principe azzurro. Davvero ottimi. Sì, adoro i mirtilli. Ciao. Allora, com'è andato il primo appuntamento? Bene, è stato fantastico. Com'è, sì. Oliver? Dai, dimmi tutto. Non c'è molto da dire, è il primo giorno, ma... sì, sembra carino, è stato brillante e dolce e... divertente. Solo il tempo ce lo dirà. Beh, 13 giorni esatti ce lo diranno. Ok, la cosa buona è che non devo seguire nessuna scaletta per innamorarmi. Certo. Sei mattiniera. Mi sveglio sempre presto. Anch'io, il che è positivo, perché ci sono parecchie cose da fare la mattina. Gestire un ranch non è solo passeggiate e guardare pernici. Era una allodola. Come sai che era una allodola? Te l'ho detto, imparo in fretta. Ti aiuto io, c'è molto da imparare qui. Ah sì? Per esempio? Manutenzione applicata. Questa sì che è la vera vita di un ranch. È affascinante. Non pulite molte stalle a Los Angeles? Pulisco il mio bagno, se ti interessa, e anche spesso. Ci sono parecchi ferri di cavallo sparsi ovunque, anche nelle capanne. Sì, è l'emblema della famiglia di Aurora. Credi nella fortuna? Sì, certo, tu no? Ferri di cavallo o quadrifogli? No, non molto. No, è più di quello, è credere nel destino. È sapere che c'è una forza benevola che fa andare le cose esattamente come dovrebbero. Molte persone pensano che la fortuna non sia altro che il duro lavoro. Non credo in niente che non sia il duro lavoro. Wow. Sembra che siamo d'accordo su qualcosa. Beh, una su un milione non è tanto male. Buongiorno, ciao. Ehi. Ehi. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Ciao, Stefani. Hai qualcosa... Buongiorno. Qualcosa qui tra i capelli, sembrerebbe del fieno. Stavo semplicemente pulendo la stalla. Sul serio? Sì, e tu come stai? Come hai dormito? Così così, c'è troppo silenzio per me. Più tardi usciamo a e cavallo? Tu? Sì, certo. Ottimo. Ecco, molto bene, sì. Insomma, gli uccelli che cantano conciliano il sonno. Già, è piacevole, ma niente mi calma i nervi come le ambulanze di Los Angeles. Sai cosa intendo? Certo, prima avrò da fare questo show, ma nel pomeriggio. Comunque, quello che volevo chiederti è se anche a te ieri è sembrato tutto un po' strano o solo a me. Molto strano. Già, ma ad ogni modo, in questo momento non lo sembra affatto.
Iniziano a piacermi i reality. Sembri un pesce fuor d'acqua. Già, qui l'unico pesce fuor d'acqua sono io. Pescare non è il mio hobby preferito. Ah, davvero? E qual è? Amo cucinare. Oh! Già, ma non riesco a farlo spesso. Ah, no? E perché? Che gusto c'è se è solo per te? Ehi, sembra uno slogan. Che gusto c'è se è solo per te? Sì, esatto. Ma probabilmente l'avrei ridotto in servizio per single. Sembra che vadano d'accordo. Può darsi. Credo di essere pronto a cucinare per qualcuno. O insieme. Perché non lo fai? Penso al passato. Scelgo sempre la partner sbagliata. Mi ostino che sia quella giusta per me, come se avessi i paraocchi. Parlami di te. Di me? Io non cucino. No? Capita spesso che faccia tardi in ufficio. Mi dispiace. Va tutto bene? Te l'avevo detto, io sono terribile. Aspetta. Capita, fammi dare un'occhiata. Certo. Va bene. Accidenti, ok. Sembra si sia formato un nodo. Lo scioglierò più tardi. Ci sono delle canne extra sulla riva. Prendine una. Ah, ok, sì. Certo. Bene. Grazie. Ho notato che fai dei lanci troppo corti, Stefani. Beh, si perdono molti pesci facendo lanci troppo lunghi. Preferisco tiri corti. Ma cosa ne so? Sono una ragazza di città. Mi hai tolto le parole dalla bocca. Sai, sei molto prevedibile. Ehi! Vuoi far parte dello show? Non più del necessario. Sono una persona riservata. Non vuoi metterti in gioco? Preferisco vivere lontano dai riflettori. Tutto qui. Ok. È tutto risolto? Credo di sì. Proviamo un'altra volta. Ah! Ce l'hai fatta! Sì, ne ho preso uno, ce l'ho! Davvero? Sì! Ne hai uno? Oh! Tira, dai! Accidente! Oh, certo! Wow! Ciao, come sta andando? Il paradiso. E sei già follemente innamorata? Temo che dovrai aspettare di vedere lo show per scoprirlo. In realtà non lo so nemmeno io. Ho preso la tua posta e ti chiamo solo per dirti di non preoccuparti, perché qui è tutto sotto controllo. Molto bene. E per la vicepresidenza? Ci sono ancora i colloqui, quindi non è troppo tardi per parlarne. Ok, grazie. Ciao. Oh, Kelly, ciao. Come stai? Come va lo show? Procede. Scusa se mi comporto da fan. Praticamente faccio domanda dalla prima stagione. Ho fatto la prima intervista. Posso mettere una buona parola con donna per te? So che stai scherzando, ma magari. Oh, scusa, devo rispondere. In teoria starei lavorando. Nessun problema. Ecco fatto. Non è il tuo secondo piatto? No, è il terzo. Buongiorno. Ciao, Stefani. Ho sentito che dobbiamo ringraziare te per tutto questo pesce. Beh, no, è stato un lavoro di squadra. Fai la modesta. Sì, è vero, ho fatto tutto da sola. Puoi prendere una torta? Oh, certamente. Grazie. È tutto bellissimo. Lo so, e lo è davvero. No, in realtà è tutto merito di Aurora. Già, lei e suo marito sognavano di portare i loro due figli a Ovest in una fattoria. Davvero? Ma sfortunatamente, appena arrivarono qui, il marito è morto. Oh. Ma questo non ha fermato Aurora. Lei ha comprato questa proprietà e la terra, ha avviato una fiorente attività e fondato la città di Aurora. Una donna meravigliosa. Una dote di tutte le donne di famiglia. Oh. Ecco qua. E lei ha lasciato il ranch a sua figlia.
che l'ha dato a sua figlia e alla fine è arrivato a me. Già. Io e mio marito abbiamo gestito questo posto per 30 anni, prima che morisse. Oh, mi dispiace. E adesso ce ne occupiamo io e Alex. Anche se per un momento avevo pensato di lasciare tutto ad Alex e sua moglie. Oh! Beh, è la sua ex moglie. Si vede che... che non era destino. Ehi! Ciao! Ecco le pannocchie. Che meraviglia! Faccio un po' di spazio. E ogni anno onoriamo Aurora organizzando la festa della fondatrice. È un grande, enorme festival. Ci sono... tante bancarelle, attività per tutto il giorno, e cibo, e musica, e la sera c'è questo meraviglioso ballo all'esterno della loggia. Oh, penso che Vero Amore intenda girare la scelta finale quella sera. Esattamente, è stata una mia idea. Sì, già, vedrai che sarà magnifico e super, super speciale, perché quest'anno è il centenario. Oh, solo 10 giorni, c'è ancora molto lavoro. Beh, fammi sapere se posso darti una mano. Oh, non preoccuparti, lo farò. Renditi utile. Inoltre, domenica c'è la passeggiata dell'arte. È una festa in città e tutti i negozi mettono dei tavoli sul marciapiede con, insomma, snack e creazioni ispirate all'estate. Personalmente organizzerò un laboratorio di pittura. Oh, è divertente. Sì, è vero. Quindi non mancare. Certamente, verrò di sicuro. Oh, ciao. Di nuovo grazie per aver preso tutto questo pesce. Senza di te saremmo tutti affamati a quest'ora. Dopotutto i lanci corti funzionano. Tieni, un po' della mia speciale salsa barbecue. Mi piace credere che sia la migliore del Wyoming. Beh, il Wyoming non è famoso per il barbecue. Andiamo, non ti piace? Scherzo, è deliziosa. È solo che penso che quella dei miei nonni fosse la migliore. Avevano un ranch in Colorado e io andavo da loro ogni estate, ogni vacanza, finché non hanno dovuto vendere. Era il mio posto preferito. Sai, a dire il vero, vorrei dedicarmi a una carriera diversa dall'informatica. Non dicevi di essere una ragazza di città? Io non ho mai detto niente del genere. Hai fatto tutto da solo. Ok. Credo sia il momento di mettere da parte i nostri pregiudizi. Peccato, proprio ora che avevo creato un simpatico hashtag. Non è vero. Ciao. Come va? Bene. Sì. Hai già provato il pesce? Lo faccio subito. L'hai visto anche tu, vero? Non vorrei sembrare troppo impaziente, ma Oliver e Stephanie non sono un po' lenti a ingranare? Non credo sia quello. Vedi, Stephanie e Oliver sono perfetti come amici. Ma non vedo romanticismo. Niente scintille, niente chimica. Senza questi elementi non c'è spettacolo. Non è adorabile? È molto più che adorabile. Allora, come sta andando con Oliver? Per quanto ancora mi domanderai la stessa cosa? Solo per altri 8 giorni, quando sarete una coppia. Ok, ricordi quando non parlavamo solo delle mie relazioni? No, per niente. Deformazione professionale. Ma torniamo a Oliver. Non lo so, è fantastico. Davvero. E allora perché sembra che tu voglia convincere te stessa? È meraviglioso e abbiamo molto in comune, ma non so se provo qualcosa. Questo è abbastanza ovvio. Scusa, che cosa vorresti dire? Mi domandavo se non sai quello che senti perché effettivamente non provi niente, o se non ne sei sicura perché non permetti a te stessa di innamorarti. Perché non dovrei permettere a me stessa di farlo? Oh, wow! Le zucche sono fantastiche, vero? Ci vediamo. Ciao! Ciao. Fai shopping? Sì, volevo prendere un regalo a Stephanie, ma io non so cosa le piace. Beh, proverei con qualcosa del genere.
Perché? Non crede nella fortuna? Esatto, potrebbe farle cambiare idea. Buona fortuna. Ehi, Alex, come va? Ciao. Ciao, ragazzi. Come va, Oliver? Che fate voi due? Prendiamo del materiale per lo stand di pittura. E qualche decorazione extra per la festa della fondatrice. Tua madre voleva svuotare l'intero negozio. Oh, solo qualche cosuccia. Penso che il centenario meriti delle decorazioni extra. Mi sembra molto più di qualche festone. Lascialo. Ti ringrazio. A presto. Sì. Buona giornata. Beccata. Ti stavo cercando. Ho un regalo per te. Grazie. È un piacere. Nessuno di noi due crede nella fortuna, ma qui ci sono molti ferri da cavallo. E può essere un ricordo di questa esperienza. È bellissima. Ti piace? Mm-hmm. Vuoi che sì. Te la metta? Volentieri. Ok. Ecco. Dimenticavo. Mi piace davvero la collana. Lisa mi cercava. Sì. Sì, ok. Sì. Ciao. A dopo. Stefani, come va? Bene. Bene? Oh no, così male? Diciamo che l'irraggiungibile illusione televisiva di un amore perfetto non sta andando come previsto. Beh, credo di avere la soluzione a ogni problema. Questa è una marmellata molto speciale, fatta con le ciliegie selvatiche che crescono nel Wyoming. Con un po' di zucchero tutto diventa migliore. Allora siamo d'accordo su due cose. Sorpresa? Racconta, qual è esattamente il problema? Oh, solo le terribili insidie dei reality televisivi. Non tutti i reality sono da buttare via, alcuni erano buoni. Per esempio? L'atterraggio sulla luna. L'Apollo 11. È il primo reality show. Ok, allora faremo la prossima stagione di Vero Amore nello spazio. Sarebbe geniale. Come la vostra festa. Una bella sfida. È il grande evento estivo. Arrivano molti turisti, facciamo buoni affari, c'è la stampa. E per il centenario ci saranno anche un paio di giornali e canali TV per fare delle riprese. Non è un giorno speciale solo per la città e il ranch, ma anche per la mia famiglia. È il giorno in cui il ranch viene tramandato alla generazione successiva. E quando è che Ruth lo passerà a te? Ah, già, bella domanda. Tu lo vuoi il ranch? Ma certo, è tutta la vita che lo voglio. Ho molte idee e vorrei espandermi. Costruire uno spazio per i matrimoni, un campo estivo e nuovi rifugi. Voglio dividere ed espandere gli affari perché solo così si può realmente avere successo. Ma mia madre non la vede allo stesso modo. Lei vuole mantenerlo così com'è, preservare l'eredità di Aurora. Parlami del tuo lavoro. Sei un reclutatore, vero? Reclutatore aziendale. E ti piace? Lo adoro. Mi piace aiutare le persone a trovare il lavoro dei loro sogni. Diciamo che io non erediterò il mio personale ranch. C'è una grossa promozione che credevo mia, ma non è così. Perché no?
Non lo so. Glielo hai chiesto? Oh, è un orrore. Non so dipingere. Ma non è vero, devi solo riuscire a usare il tuo occhio interiore e metterlo su tela. Ci proverò, ma non aspettarti un capolavoro, va bene? Tua madre ha sempre avuto questa vena artistica? No, in realtà ce l'aveva mio padre. Era lui l'artista. Davvero? Sì, hai presente i paesaggi appesi nella tua capanna? Certo. Sono i suoi quadri. Mio padre amava l'arte. Diceva che l'arte dà lezioni su tutto, vita, amore. E come esattamente? Ecco, ad esempio, accettando le imperfezioni. E mi diceva spesso che l'arte è come una relazione, qualcosa che si costruisce dai propri errori e correzioni, finché non crei qualcosa di bellissimo che rimarrà per sempre. Penso che tu sia un romantico. E io che nel profondo lo sia anche tu. Bah. Beh, che ne pensi? Oh, che è davvero molto bello. Grazie. È molto meglio del mio. Andiamo, il tuo è... Ah, bello. Charm. Uh-huh. È un razzo. È l'ombrellone blu. Già, sì, assolutamente, certo. È fantastico. Te lo regalo. Davvero? Pronta per il quarto appuntamento con Oliver? Dopo aver evitato quel bacio, assolutamente no. Ciao! Ah, ciao. Dunque... Mi piace moltissimo la collana, grazie. Figurati. Pronti a partire? Prima la sicurezza, eh? Certo. Allora. Sì, giusto. Sì. Oh. Tranquilla. Pronto? Andiamo. Sì, va bene. A dopo. Coraggio. Ho sentito Donna bisbigliare qualcosa riguardo l'appuntamento misterioso. Sì, sì. Dovrà essere il grande evento. Faremo qualcosa di avventuroso. Nelle altre edizioni c'è stato bungee jumping o parapendio o speleologia. Ah, speleologia? Sì, lo so. Fare kayak è già il massimo per me. In realtà fare tanta vita all'aperto lo è. Il Wyoming mi sta dimostrando che sono un ragazzo di città in tutto e per tutto. Mi sento perso a tre isolati da un coffee shop. Ah, non è vero. Sì, è vero. Stai andando bene. Invece tu sembri proprio a tuo agio. Già, sì, lo sono. Stavo per rovesciare. Okay. Non mi piace. Non mi dà molta sicurezza. Ricordi quando sei uscita con Tango e non sapevi che non era domato? Come potrei dimenticarlo? Sei finita nella contea vicina. Che paura. Assurdo. Ciao. Ciao. Viva i cavalli. Era terribile. Sapete, mi sono appena ricordata che devo scappare. Mm. Devo aiutare Ruth per la festa della fondatrice. Scommetto che avrà una lista di lavori per te. Oh, giusto un paio. Le bancarelle, i giochi, le luci. Ah, passi le vacanze a lavorare, una cosa molto alla Kelly. Già, quando si è a ranch, non vuol dire che sia in vacanza. Quindi torna al lavoro, Kelly. Aurora è di grande ispirazione da queste parti, vero? La gente ama la sua leggenda. Aurora è conosciuta per il suo amore per la vita, era coraggiosa, molto determinata. Ma dai suoi diari si capisce che era solo una persona che cercava di realizzare un sogno nonostante le sue paure. Sembra che Aurora somigli molto a mia nonna, quella che aveva il ranch in Colorado. Quando ero terrorizzata all'idea di crescere, non mi disse di non avere paura. Invece disse, se la paura non va via,
allora usala per crescere. Mi piace. Già. Esci a fare un giro? Sì. Tu cavalchi. Che splendida vista. Non c'è a Los Angeles, eh? Beh, lì ci sono i musei e tanti concerti e il sushi burrito da esporto. Sushi burrito da esporto? Non riesco a immaginare una porcheria simile. Sono davvero deliziosi. Ah. Ma questo è molto meglio di qualsiasi sushi burrito. Oh, come sei dolce a dirlo. Volevo chiederti, se sei così scettica riguardo lo show, perché ti sei iscritta? Lisa mi ha convinta. Perché hai detto di sì? Ecco, beh, per tutta una serie di ragioni. Prima quella promozione per la quale non sono stata considerata e poi, come se non bastasse, sta per sposarsi il mio ex fidanzato che mi ha mandato anche l'invito. Ora capisco, chiunque lo avrebbe fatto. Sì, esattamente. E se non sono indiscreto, perché vi siete lasciati? Beh, per farla breve, non eravamo compatibili. Ma è stato molto doloroso e... Sai, all'inizio credevo che avessimo un buon feeling e mi ero illusa che fosse una favola. Credevo di aver vinto la lotteria. Ma poi è diventato tutto complicato, difficile e... reale. Mi ha spezzato il cuore, non so se voglio... rimettermi in gioco. Ti capisco. Ero sposato. Lo so. Me lo ha detto tua madre. Non avevo dubbi. Com'è andata? Ci siamo conosciuti al college. Dopo la laurea lei si è trasferita qui e ci siamo sposati. E tutti dicevano che gli opposti si attraggono, ma non dicono cosa succede dopo. E cosa è successo? Siamo cresciuti ed eravamo diversi. Gli opposti hanno smesso di attrarsi. Era chiaro che cercavamo qualcos'altro. Ho capito che volevo stare con qualcuno che volesse questa vita. Il ranch era la mia vita, ma non la sua. Il divorzio è stato difficile, straziante e reale. E mi ha fatto mettere in discussione l'amore, ma non ho mai smesso di crederci veramente. Ci credo ancora. E spero anche tu. Sto andando a fare qualche spesa in città. Vuoi venire? Mi piacerebbe. Ehi, ragazzi. Ehi. Ciao. Ciao. Stavo giusto spiegando a Oliver che devo andare in città per prendere delle cose per il festival. Oh. E io stavo cercando di spiegarle che sono troppo esausto dopo aver pagaiato. Non posso. Vuoi venire con me? Certo. Andiamo. Divertitevi. Dunque, Oliver sembra in gamba. Sì, sì, è in gamba. Insomma, la possibilità che due estranei riescano a innamorarsi mi sembra una forzatura, no? Oh, non lo so. Lo è? Io credo nell'amore a prima vista. Basta avere un po' di fortuna. Ecco, hai un fidanzato? Qualcuno a cui sei interessata? Sì, c'è qualcuno che mi interessa. Qualcuno del ranch? Sì. Una storia impossibile, è troppo complicato. Perché no? È che non siamo compatibili. Coraggio, andiamo. È proprio da quella parte. Ah! Ehi, che fate, ragazze? Kelly aveva delle commissioni e le faccio compagnia. Che carine. Devo correre dal ferramenta, ci vediamo dopo. Fantastico, a tra poco. Che sta succedendo? Kelly mi ha appena detto che prova interesse per qualcuno al ranch.
penso si tratti di Alex. Oh. Già. Buongiorno. Oh, buongiorno. Ecco, stavo solo controllando le mail di lavoro. Ti va di andare a cogliere fragole? Mia madre vuole fare una torta per la festa della fondatrice. Sto per innamorarmi del Wyoming. Sembra che lui si sia già innamorato di te. Allora, non hai mai risposto alla mia domanda sul perché sei entrata nello show? Sì, sì, te l'ho detto, è per via del mio ex fidanzato. Qual è la vera ragione? Avevo voglia di un'avventura. Andiamo. Credo che la verità sia che voglio innamorarmi. C'è una parte di me... No, non è vero, tutta me stessa. Spero di avere la fortuna di trovare l'amore. Tu non credi nella fortuna? Non sono più così convinta a questo punto. Ho capito. Quando ho divorziato mi piaceva dire che parte del problema fosse la vita del ranch, che eravamo troppo diversi, ma... in parte dipendeva da me. Ci sono molte cose non dette, molte che io non ho detto. Non sono molto bravo a espormi. Essere vulnerabile non mi riesce facile. Allora di che cosa hai paura? E tu di cosa hai paura? Che mi spezzi nel cuore? L'altitudine. E tu? I vuoti d'aria. Allora è vero che non ti piace esporti. Sai, è probabile che ci stiano aspettando. Oh. Allora, cosa farai con le tue fragole extra? Credo che farò anch'io una torta. Per colazione? Sono qui per vivere un'avventura. Ma devo finire delle cose di lavoro. Come sta andando? C'è qualche progresso con la promozione? No, ma solo perché non ho ancora parlato con i miei capi. Perché non l'hai fatto? Ecco, perché ho paura di farlo e di ricevere l'ennesimo rifiuto. O magari di avere successo e arrivare in alto? Cos'è che ripeteva sempre tua nonna? Già. Ehi, Liz. Ciao! Potresti organizzarmi un meeting? Vorrei fare un colloquio con il consiglio. Sì. Vuoi? Sì, sei sicura? Dallo a me. Oh, scusa, è insopportabile. Sto per vendere la mia compagnia. Wow, congratulazioni. Sai, pensavo anch'io di vendere la mia agenzia, ma sembra così difficile. Tu lo fai sembrare facile. Non credo. No, è vero. Tu fai tutto senza alcuno sforzo. Che cosa farai quando avrai venduto la tua compagnia? Getterò il mio telefono nel lago. Ciao, ragazzi. Che cosa fate? Oh, solo dei lavoretti artigianali. Facevamo delle ghirlande. Molto graziose. Usciti a noi. Stephanie, scegli il tuo progetto, ghirlande o centrotavole? Vorrei quello che richiede minore abilità artistica. Oh, sarà meglio che mi aiuti. Oh. Che ne pensi? Io credo che sia perfetto. Beh, dovrebbe esserlo. Tu mi dai l'ispirazione. Oh, finiscila. Scusami se sono indiscreta, ma tu e Jeremy siete... Oh, no, siamo solo amici. È una persona molto gentile. Quella sì. Che tu consideri una persona gentile, a me invece sembra più un corteggiatore. No. Sì. Comunque ho già avuto il grande amore. E credimi, è stato fantastico.
Non amerò mai nessuno come amavo mio marito. E, ad essere onesta, il mio cuore dolorante non è ancora pronto. Sto cominciando a credere che si possa ancora amare, anche con un cuore a pezzi. Io ed Alex, è terribile, non avrebbe senso. Lui vive qui e io parto fra 5 giorni e ci sono Oliver e Kelly. Non so nemmeno cosa sta succedendo con Kelly. Allora perché sembri felice? Non lo so, non lo so. Mi sento in questo modo, è come se ci fosse questa luce. Del treno che arriva? Non essere così realista. Mi dispiace, io... Va bene. Puoi farcela. Sì. Ciao. Ciao. Sei pronta? Certo. È bellissimo. Sì, tutte queste stelle non le vedi a Los Angeles? No, no. Quasi non mi mancano le sirene delle ambulanze. Più o meno. Ciao, ragazzi. Oh, ciao. Ciao. Vi abbiamo interrotto? No. 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 Bene, abbiamo i marshmallow. Ah, wow. Oh. Ecco. Grazie. È fantastico. Forte. Allora, ho grandi notizie. Ho venduto la mia compagnia. Congratulazioni. Grazie. Wow, grazie. Non avevo idea che intendessi farlo. Nemmeno io. Ho ricevuto un'offerta vantaggiosa e... E adesso posso divertirmi. Per circa 2 minuti prima di avviare un'altra compagnia. Anche da bambini, Kelly era un'imprenditrice. Non faceva che lavorare. Una volta d'estate aprì un chiosco di limonate che, lo giuro, fece più soldi di quanti ne faccio io adesso in un anno. No, dico sul serio, ho preso un lungo periodo di vacanza. Fammi sapere quando rientri in affari. A molte persone ho trovato lavoro nel tuo settore. Oh, grazie, ma ora vorrei fare qualcosa di diverso. Oh! Tipo cosa? Beh, potrà sembrarvi folle, ma il Wyoming mi attira molto. Sono venuta qui per 25 anni e adoro la vita del ranch. So che sarà difficile e che c'è molto lavoro. Probabilmente sarà dura. Però vorrei fare qualcosa del genere. Sai che cerchiamo personale. Vorresti lavorare qui? Davvero? Sarebbe come realizzare un sogno? Assunta! Non posso crederci! È fantastico! Perfetto! Sono contenta per te. Ok, adesso prendi questo e portalo laggiù da Jeremy. Ti ringrazio, sei gentile. È tutto bellissimo. Ciao, grazie. Non per vantarmi, ma anch'io penso che lo sia. Che stai facendo? Ti stavo cercando per mostrarti una cosa. Che cos'è? È un piano economico per espanderci. Si tratta di campi estivi e uno spazio per matrimoni. Ho sentito il commercialista e l'abbiamo buttato giù. Tesoro... Posso lavorarci? Abbiamo già parlato di questo. Lo so, ma speravo volessi riconsiderare l'idea. Abbiamo bisogno di guardare al futuro per crescere, distinguerci e avere successo. Ascolta, ho capito di cosa parli, ma funziona tutto anche così com'è. Come abbiamo sempre fatto. Preservare l'eredità di Aurora. La sua eredità mette in discussione se stessa. Lei ci avrebbe provato. Mi dispiace, tesoro. Stephanie, hai tutta la nostra attenzione. Grazie per aver accettato questo incontro. So che ci sono i colloqui per la vicepresidenza e, come sapete, vorrei quel posto. Anche se non l'ho mai richiesto ufficialmente. Per questo lo faccio adesso.
Amo questa compagnia. So fare il mio lavoro. E sono pronta al passo successivo. Sono abile nel trovare la persona giusta per il lavoro giusto. Quella persona sono io. Parlaci delle tue idee per la nostra compagnia. Ciao! Ciao! Ho appena fatto il colloquio per la vicepresidenza. Mi prenderanno in considerazione? Congratulazioni! No. Grazie, ora mi sento al settimo cielo. Beh, ritorna sulla Terra per l'appuntamento misterioso perché stanno tutti aspettando te. Già, e la tua espressione mi sta spaventando. Che cosa avete architettato? Lisa, ti prego dimmelo. Io mantengo i segreti, ma tu no. Certo che posso. Sono brava a mantenere i segreti. Primo, non è vero. E secondo, sono tua amica. Sì, sei mia amica. Stephanie, l'appuntamento misterioso aspetta. Andiamo? Ci credi che mancano solo 3 giorni? Sì, lo so e mi dispiace andarmene. Già, anche a me. Mi mancherà. Finalmente il suono dei grilli ha preso il posto delle sirene. Cosa avranno ideato per l'appuntamento misterioso? Non so, sto sperando in una spa, ma siamo in un ranch in mezzo al nulla. Non credo sia fattibile. Magari dai fanghi. Wow. Io... Qualcosa non va? Io ho paura dell'altitudine. Oh, non mi sembra così alto. No, vedi, già tremo su una rampa di scale, perciò... Salve. Andrà tutto bene. Te lo prometto. Guarda che questo è perfettamente sicuro. Vero? Certo. Bene. Mi dispiace, non posso. Ma non c'è niente di cui aver paura. Devi cercare di vincere le tue insicurezze. Oliver. Sì? Ecco, io non credo che sia così che funzioni, che bisogna superare le proprie insicurezze. Mi dispiace molto, ma devo andare. E il giro in mongolfiera? Già, così... Tu lo sapevi? Mi hanno chiesto dove potevano parcheggiarla, ma gli ho detto che soffre di vertigini. Beh, sono sicura che lo sapessero, ma che volevano fare ascolti. Sfortunatamente io sono solo arrivata alla mongolfiera e mi sono rifiutata. Ah, senti, vorrei fare qualche foto per il sito web e aggiornare la lista delle attività. Ti va una passeggiata? Certo. Perfetto. Non sono mai stato in mongolfiera. Credo che tu voglia che entri lì per fare una foto. No. Insomma, io non ho paura di un mega palloncino. Quello che mi spaventa è precipitare. Potrei fare qualche foto? Faccia pure. Grazie. Ho sempre desiderato salire su una mongolfiera. Sicura che tu non vuoi? Non è che non voglia farlo, ma non ho il coraggio. Posso provare a convincerti? Non sono sicura. Insomma, so che a rigor di logica non c'è niente di cui aver paura, però... Non volevo dire questo. E cos'è che volevi dire? Che la paura potrebbe non andare via, ma che potresti comunque provarci. Oppure potrei anche non dire niente e prenderti per mano. Aiutando con la tua paura dell'altezza. Ora che ci penso, in realtà non ho paura dell'altezza, ma
Ho paura di cadere. Stirring up a little town the last week or two. Ma anche se non posso superarla, credo che comunque l'affronterò. There's a rumor going round and round and round. What you say we make it true? We make it true. What you say we make it true? Like I shut them down, tell them all the crazy. I can do whatever you want me to do, baby. Or you could lay one on me right now. We could really give them something to talk about. There's a rumor going round about me and you. Stirring up a little town the last week or two. So tell me why we even trying to deny this feeling. I feel it, don't you feel it too? There's a rumor going round and round and round. What you say to me? Ciao. Ehi. È tutto bellissimo. Sì, lo so. È tutta pazzesco. Opera di Ruth, incredibile. No, ho fatto anch'io qualche ghirlanda. Le peggiori, ovviamente. Non posso credere che domani sia l'ultimo giorno. Già. Sì, so che queste due settimane non sono state esattamente come speravamo. Ma conoscerti è stato bello. Anche per me. Oliver! Credevo mi avresti aiutato a sistemare. Già, Oliver. Ok, vado. Coraggio, sto andando, sto andando. Stai bene? Sì, sto bene, sto bene. Cos'hai? Domani sono 30 anni che gestisco questo ranch. Sai, ricordo perfettamente la festa della fondatrice in cui mia madre decise di ritirarsi e passare a me la gestione. Oh! E adesso è arrivato il momento di passarla ad Alex. Lui ama questo posto e ha tante, beh, interessanti idee. Già, ma è tutto quello che conosco. Capisci? Non è solo la mia attività, è una parte di me. La mia identità. Sono un'allevatrice, una madre e una moglie. Mi spaventa. Anche Aurora aveva le sue paure. Già. Grazie. Oh no, rispondi, ti prego. Allora, buone notizie? Sì, sì, ho avuto la promozione che desideravo tanto. Cosa? Già. Congratulazioni, oh, è meraviglioso. Grazie. Sai, dovrei ringraziare tuo figlio almeno in parte. È stato lui a incoraggiarmi a lottare per averla, anche se mi spaventava. È davvero in gamba. Sì. Sì, è vero. Alex! Alex! Tu puoi cavalcare? Puoi cavalcare, so che puoi farlo. Sei troppo brava, non c'è niente che possa fermarti. Forse ho solo mangiato troppo oggi. Allora niente più fagioli a pranzo. Non erano pochi, sei terribile. Succedendo? Ci prepariamo per la scelta finale. È vero, già. Qualcosa non va? Ho visto Kelly con Alex. Stephanie, non c'è proprio niente tra quei due. Magari invece sì, magari potrebbe esserci. Kelly prova qualcosa per Alex, lo so, e forse Alex ricambia i suoi sentimenti. Magari anche lui prova qualcosa, ma ha paura di esprimerli.
Kelly verrà a lavorare qui e a vivere qui, perciò avrebbe senso. Chi dice che l'amore deve avere senso? Cosa vorrebbe dire? Che tu fai sempre così. Sottovaluti te stessa e ti demoralizzi perché hai paura di cogliere l'occasione e rimanerne delusa. Lo hai fatto anche con Matt prima che se ne andasse. Sei tu ad aver mollato. E ho preso la decisione migliore. Matt è finito con la persona più adatta per lui. Chiaro? Ehi, hey Alex. Sì? La nostra ventola non funziona più. Puoi darci un'occhiata? Certo, nessun problema. Grazie. In questa stagione l'amore raddoppia, con Stephanie che potrà scegliere tra due scapoli molto diversi. Vincerà la coppia Stephanie e Alex o la coppia Stephanie e Olive? Quale scapolo otterrà il cuore di Stephanie? Chi sarà il suo vero amore? E chi pensate che sceglierà? Alex. Ciao. È stata una tua idea? Cosa? Che mi includessero nello show. Io non riesco a capire. Su vero amore. È una specie di tattica per aumentare gli ascolti. Sono completamente confusa adesso. Io sono uno degli scapoli dello show. No, non è vero. Sì, lo sono. Ho appena visto la presentazione. Si suppone che sceglierai tra me e Oliver. Ma io... Che cosa? Davvero non lo sapevi? No, certo che no. Io... Tu non mi credi? Non lo so. Tu credi che ti abbia mentito, non è vero? È questo che pensi di me? Io non so chi sei in realtà. Wow, ok. Hai ragione, tu non mi conosci e io non conosco te. Ci siamo incontrati e forse abbiamo flirtato un po'. Ma non può funzionare perché io me ne andrò e tu appartieni a qualcun altro. Stephanie, io... No, va bene. Siamo solo due estranei che si sono frequentati per un paio di settimane. E non potremo essere mai niente di più perché tu non vuoi crederci a prescindere, giusto? Credo di no. Quanto terrai il muso prima di andare a parlare con Stephanie? A essere onesti, probabilmente per sempre. Non faccio che pensare alle cose che mi ha detto, che io appartengo a qualcun'altra. A chi si riferiva? Mi sembra chiaro che non ha capito quello che provo per lei. Certo che non ha capito quello che provi, perché tu non glielo hai mai detto. Ascolta, ho capito. Ti è difficile metterti in gioco. È come lanciarsi da un aereo senza paracadute. E guarda che nemmeno io lo farei. Ma sai che succede se non ci provi? La peggiore delle cose. Niente. Quindi coraggio. Va da Stephanie e dille quello che provi. Mi dispiace tanto. Non devi affatto scusarti. Non sapevo che donna stesse tramando una cosa del genere. Non è colpa tua. E comunque sto bene. Grazie. Di niente. Non sei obbligata ad andare all'appuntamento. Puoi andartene se vuoi. No! Le cose non sono andate come speravo, ma non intendo lasciare te e lo show in un mare di guai. Guarda che me ne vado anche io. Credo di aver fatto il pieno di reality per un bel pezzo. Tu ami il tuo lavoro. Comunque... ho il dovere di essere lì accanto a Oliver. Anche solo per dire al mondo che non ho trovato il vero amore. Che mi dici di Alex? Già... non lo so.
Sì, d'accordo, vai. Sto bene. Ci vediamo dopo. Oliver. Ah. 25 minuti all'inizio. Ok. Penso che questa stagione ti abbia contrariata. Niente affatto. Il mio lavoro è far innamorare le persone ed è quello che ho fatto. Anche se loro ancora non lo sanno. Cercate di lasciarvi andare. È solo una normale discussione sui vostri sentimenti. Certo, se non fosse per le telecamere e qualche milione di telespettatori. È facile. Esattamente. Quindi cercate di rilassarvi. A te l'onore. Ok. Stephanie, tu sei fantastica e sono felice di averti conosciuta. E penso che non sia lo show ad averci uniti. In realtà io penso che forse era destino. Perché essere qui con te mi ha ispirato a riconsiderare i miei sentimenti su cos'è l'amore e cosa non lo è. E stando qui ho scoperto che la pensavo nel modo sbagliato. Esiste davvero l'amore a prima vista. E l'anima gemella è reale. Credo che entrambi l'abbiamo trovata. Ma non siamo noi due. Già, sì, hai ragione. Bene. Io credo che dovremmo essere in un altro posto. Sì, corri. Sono così felice che siate tutti qui per celebrare il ranch di Aurora nel suo centenario. Sì. Sì, è un giorno molto speciale per la comunità, ma è anche un giorno molto speciale per la mia famiglia. Alex, vorresti dire qualcosa? Oh, un enorme grazie a mia madre per aver reso questo un giorno da ricordare. Chissà cosa inventerai per il prossimo anno. Non lo farò. Sarà compito tuo. È con enorme piacere e onore e con orgoglio annunciare che Alex prenderà il mio posto. Sul serio, mamma? Il palco è tuo adesso, tesoro. Ah, ecco. Sono davvero molto onorato di aver rilevato il ranch. E intimorito di portare avanti l'eredità di una donna tanto meravigliosa. Una donna che mi ha insegnato forza e umiltà. Sei andata in pensione? Sacrificio, esatto. E determinazione. Questo vuol dire che finalmente verrai a trovarmi a Miami? Credo di sì. Ma cosa più importante? Una donna che mi ha insegnato ad amare.
vorrei aggiungere a quanto ho appena detto un ringraziamento a un'altra donna molto speciale che mi ha fatto capire cosa volevo veramente. E lo prometto, niente più discorsi. Divertiamoci. Chi l'avrebbe mai immaginato? Credo fossimo gli unici a non saperlo. Quindi suppongo che tu sia qui per chiedermi scusa? Sai cosa si dice di chi suppone troppo? Io avevo paura. Ho ancora paura. Ma ho letto i diari di Aurora e sin dalle prime pagine si capisce quanto fosse terrorizzata l'idea di comprare questo posto e si domandava se fosse solo una fantasia. Mi sono chiesta cosa avrebbe perso se non l'avesse fatto. Cosa avrei perso? Tutto questo. Entrambi abbiamo paura. Ma alla fine saremo spaventati insieme. I can shut them down, tell them all they're crazy. I can do whatever you want me to do, baby. Or you could lay one. Allora, come funziona? Stai per partire e io vivo qui. Sì, sono vicepresidente ora. Non avevo dubbi. Vorrei trovare una nuova isola felice. Dobbiamo capire come. Ora presumo che tu stia per baciarmi, vero? Non rovinarmi l'effetto sorpresa. Would you say we make it true?